questa avventura. Vediamo se spana le orecchie alla mugia del Dragon Quest. Forse troppo. Io devo comunque fare il cretino e chiacchierare. Credo, spero che quest'audio vada bene. Nel caso qualcuno poi mi dirà no, è troppo basso, troppo alto, ma ancora non c'è nessuno, quindi chi se ne frega. Vabbè, continuiamo, tanto non avevo mai iniziato a fare niente. Testa. Musè, palesemente Musè, tutto ciò. Bambino scelto, lasciato in una culla, se lo lascia sul fiume è Musè palese. Certo, mancava una cavaliere senza testa. Ci sono cose che vanno interpretate. Palesemente Mosè.
Per adesso Mosè è palese, cioè, ok, forse no. Vabbè, a parte le cazzate, figo. Non ho mai giocato un Dragon Quest, però visto qualcosa, eccetera, come inizio, anche come look, molto figo. Sembra normale, storia fantasy, inizio abbastanza normale, però molto figo. Cano. E andiamo allora a rincorrere il cano. Ok. Direi adesso di seguire il cane e di non perderci tra tutta la gente che c'è a giro, perché tanto sennò si diventa scemi dopo 3 secondi, cioè 1000 persone con cui parlare già subito. Non so se si può correre. Sì. Ok, Nacco pigiando. Ok, torrione. おじいちゃんから聞いたの。あの神の岩には大地の精霊様が宿ってる。小さい頃からずっと16歳になったら神の岩に登って大地の精霊様に祈りを捧げなさいって。こんなしきたり誰が考えたのかしら。一人前になる前に崖から落ち。Strano, non succede でmai in もuna あなたstoria と生まれたfantasy. 日が一緒だったのが唯一の救いね。一人だったら絶対メガテだもん。Ma, ok, credo che sia stata trovata lo stesso giorno in cui tu sia nata, Gemma, però それじゃあ、non si può行きまmai しょ。sapere. Il cano che abbaia, non mi ricorderò mai il nome del cane, quindi si chiamerà il cano. Dei mostri incredibilmente minacciosi gli slime. Ok, nonostante non abbiamo giocato a un Dragon Quest, è impossibile non aver mai sentito o visto uno slime, quindi. Allora. Ok. Schiantato. Ah, ok, figo. Cioè, come. Che io mi posso muovere all'interno di tutto questo, posso muovermi lo stesso? Come funziona? Pensavo. Devo capire. Capirò. Può darsi che stia sbagliando anche tutto e qualcuno mi dica no, che cazzo fai? Neccato. びっくりした。あなたとルキのおかげで助かった。ねえ、知ってる？神のさっきの魔物、Ok, nella gra. Ovviamente siamo appena stati attaccati a degli slime, la cosa più intelligente da fare è andare dentro una grotta, ma sono molto curioso di questo aggeggio. Ok. Il tempio dello spirito della roccia. Tesorino. Si prende subito. Coperchio del tegame, perfetto. Se non erro. Ok, quella della mappa. Oggetti, equipaggiamento. Tegame dovrebbe essere esattamente uno scudo.
ce lo facciamo subito, perché è risaputo che in questi JRPG gli oggetti comuni diventano delle armature. Ok. L'ambiente è comunque fighissimo, nonostante ovviamente ci siano giochi migliori graficamente, ma un'ispirazione è uno spettacolo, veramente bello. Posso salire qua? Sì. Il cane cacato, dopo 3 secondi ho detto no, ma non parliamo con la gente, andiamo avanti. Dopo 3 secondi vado e mi perdo già nel mondo. Dose di erbe medicinali. Ok, ok. No. Ok, qua non si può andare. No. Ok, non mi faccio danno. Slimino. Ok, se ti avvicini molto a un mostro farà comparire una piccola freccia arancione. Premi A e colpirai la bilba. Pericolosissima. Con la mia arma. Riducendo i suoi QB ancora prima che la battaglia abbia inizio. Ok. Mi devo avvicinare di soppiatto. E dov'è la luce arancione? Vai a tutto io. Non ho capito. Hanno tutti me. Brava Gem, brava piccola. Ok. Ma devo capire se muovermi all'interno durante il combattimento ha un senso oppure no, è semplicemente dare un po' più di dinamismo. Ok, quindi pigiare A per attaccare il tipo così. Senza preoccuparsi troppo prima che inizi l'animazione di combattimento. A questo punto non so se serve a qualcosa o semplicemente per non renderlo visuale statica e basta. Capirò o il gioco magari me lo spiegherà come dovrò capire se combattere tutti gli slime che incontro è utile oppure una cagata incredibile, non serve a niente. No, prende esperienza e monete, quindi è sicuramente utile. Perfetto, avanzato di livello come in qualsiasi JRPG. Quindi non devo diventare scemo a mettere le statistiche io, quindi perfetto. Molto molto buono. E avanziamo all'interno della grotta. Ok, allora io combatto con tutti. Tanto daranno il giusto, ma all'inizio è sempre bene. In questi giochi qua combattere non è data la possibilità, tanto sennò poi uno deve farmare dopo. Allora, però ho imparato fiamma. Usiamola. Usando tutti gli MP che saranno utili più avanti, ma insomma, capiamoci. Si usa tutto quello che serve. Ok. Se gli MP immagino non li recuperi dopo un combattimento, ma esatto, a Mionda ci sarà qualche cosa che non li farà recuperare. Intanto se serve sembra strano, non serve a niente, se no rimarrebbe statico come i vecchi Dragon Quest che ho visto. Proprio, magari può per raccogliere cose. Chi lo sa, chi lo sa. Scopriremo. Topu. Che giochi di parole incredibili. Topungo. Ah!
Perfetto. Un bivio. Il cane va di là. Lo so, però io voglio controllare cosa c'è qua, come. Ok. No, non si entra da nessuna parte. Queste immagino che si possano spaccare. Ok. Non posso nuotare, almeno per ora. Ok, ok. O non, magari non si può proprio nuotare, giudicare dalla mappa. Ok, seguiamo il cano. Oggettino. Frammento di rame. Una grondaia. Ok, ok. Dai, molto rilassante. Per ora non c'è da fare grossi ragionamenti. Sì. Ok, perfetto. Combattente incredibile. Grande eroe. Ruba soldi ai topi delle caverne. Ai sarti topi delle caverne, tra l'altro, rubandoli frutto del loro duro lavoro. Ha un mugello, una nebbia. Ametrino. Di merda che hai, figliolo, ma ti aiuteremo. Non per il tuo nome, ma perché poverino, sei attaccato da una nebbia mortale. Sono nebbia di mostri, mostri di nebbia. Inquini. Credo. Posso provare a fare 2 più 2. Mi ha dato fiamma. Un bel danno. Fa comunque tanto danno. Allora. Ah, vabbè, grazie. Non devo fare io. Quello che devo scoprire è se. No! No. Ti prego. Non dirmi, a parte che non le avrei uccise mai tutte e due, non dirmi che l'unica cosa che le attacca, che fa qualcosa, era l'incantesimo che ho finito. E che quindi qualunque. No, ok, faccio male lo stesso. Gemma. Morto. No. Ora però morirà. Ma non credo, perché non ho toccato niente, ho spippolato nulla. Non credo che loro non facciano parte del party e combattono così da sé senza nulla. Ma il discorso proprio che ha un senso incredibile. Comunque credo che il cane e Gemma non siano poi dei personaggi che mi aiutano nell'avventura di normale, ma che ora di storia vengono avanti, quindi invece di farli rimanere statici almeno sono utili, soprattutto Gemma che mi cura e mi rende gli MP. E quindi penso quasi paura. Ma sorpresa di cosa? Cioè, Ametrino, tu volevi fare la stessa cosa che i mostri hanno fatto con te. A sorpresa dovevo spaventarci. I mostri hanno. Magari volevano fare la stessa cosa con te, con noi. E noi li abbiamo legnati di botte, ma in realtà volevano semplicemente farci una sorpresa. Chi lo sa? Soyo, heyo, ne? Sensei no kami no iwa ni mamono ga deru nante koto. Che strano. Sore wa sou to. Dame yo, Manolo.
こんな危ないことしたら。さあ、ルキと一緒に村に戻ってなさい。うん、分かった。Sicuramente non ci saranno degli altri mostri che abbiamo già sconfitto nella grotta. Ma a parte che abbiamo già sconfitti, in effetti, non ci dovrebbero essere. Piove. E invece andiamo a cercare, esatto, oggettini. Già, ma deve stare zitta. Gli oggettini servono, ramoscello rosa. Cosa servirà? Oggetti. Borsa di oggetti. Vabbè, 30 punti vita. Minerale grezzo. Servirà per potenziare armi. Peraltro, tutto il pezzo di legno rosato. Grazie. Grande descrizione, cosa che soprattutto non avevo capito da me. Di qua non c'è niente. E allora saliamo. Ok. Gemma ha l'incredibile abilità di teletrasportarsi. Sei più forte di qualsiasi altro personaggio per adesso. Ok. Strisciamo. Ok, voglio battere la ghigna, quindi... No! Ok. Grandi gli alpinisti che hanno aperto questo sentiero e ti incoraggiano ad andare avanti, ce l'hai quasi fatta. Sento anche il Kai, se li mettono anche da noi i cartelli, invece tipo manca un'ora e mezza per arrivare al posto X, se li mettono dai grande ce l'hai quasi fatta. Secondo me voglierebbe la gente andare a camminare di più nel bosco. Ok. Mostroni. Ah, ok, era per pregare. Pensavo per altre cose, no? Ovviamente sono trovati qua per pregare. Cosa sarà mai stato? Bello, il giorno del ringraziamento. Tacchino. No, già, no, è la persona più importante di tutti, mi dà le cure. C'è stato il cane, cioè, no, povero cane. Ma non perché cane, ma perché attaccava e faceva giusto di danno. Oh! Oddio! Alu! Ah! Porca troia! Fortino? Che culo! Demo! Non so se ero lo sguardo del tipo ma sì, ma davvero? Che vuoi altro che sia stato oppure ma che cazzo dici? Preghierina. 我ら医師の民、大地の精霊と共にあり、ロトゼタシアの大地にどうかその大いなる御
scusa, potevi fare la preghierina prima che andava via le nuvole, così non pioveva. Senso senza le nuvole. Cioè, due motivi per il quale uno dice sono diventato adulto: quando fa 18 anni e quando fa un'altra cosa insieme. Non so se è un... non hanno voluto dire che in realtà al posto della preghiera hanno fatto altro. Però magari non è il caso di raccontare al nonno che cosa avete fatto, ecco, potrebbe sentirsi male. Però contenti voi. Sono io, magari sono la società più meno pudica nella nostra e sono contenti se pregano insieme in cima alla roccia, ecco, magari per loro non è un problema. Ramoscellino, quando scoprirò che cosa servirà sarò più contento, per adesso avere un ramoscello. Teletrasportato in fondo. Grazie gioco. Evitare di farmi fare la grotta tutta all'indietro. Possiamo dire che ha un coglione al bambino. Non è che sia stato mandato dal nonno perché il nonno sapeva che cosa avremmo fatto in cima alla roccia e per spiarci. E per non far fare quello che volevamo fare, bambinetto col caschetto. Ho detto tutto, tutto. Perfetto. Momento chiacchiera con tutti. Successe le cose. L'avete fatta! Ma... in effetti un po' di scalata c'era, era proprio così easissima anche nella realtà, se no poteva essere benissimo una passeggiata in cima alla montagna. Capo del villaggio o sacerdote? Sacerdote. Il Papa, credo. Ottimo, è un cazzato nero questo. Boh. Guarda. Bella. Io sono sempre più convinto che intendano altro, però finché non sarà esplicito loro sono semplicemente stati in cima al masso a fare una preghiera. Ma gli indizi portano a tutt'altra parte. Beh, in realtà potrebbe, visto quello che... è uscito dalla mia mano, ma... Rocca Pietrani.
そろそろ村に戻るとするかの。ああ、よかったわ。安心したわ。シャリも一人前だな。私たちも行きましょう。Andiamo. Villaggino, chiesetta, torre, vediamo. Un po' di edera, un po' di muschio su tetto. Ora sono un uomo. Sono comunque convinto che intendano dell'altro, ma non ce lo vogliono raccontare. Sono ancora più convinto che abbiano fatto dell'altro. Aspetta, ho detto davvero segui ciottoli e torni a casa? Quindi il villaggio è stato pensato per me, povero coglione, che non mi ricordo la strada. Quindi, poi il gioco mi smentirà, ma secondo me il nostro eroe qui presente o ha l'Alzheimer giovanile, cosa molto rara, oppure molto spesso si trova in condizioni psicofisiche, diciamo, poco performanti, e quindi il villaggio ha deciso di costruire l'unica strada che porti a casa sua. Perfetto. Cavallo. Signora, non si preoccupi, è in mano mia. Starà benissimo. Vitel palese questa, praticamente. Poi, ovviamente, siamo stati su a pregare, eccetera, ma secondo me il villaggio pensa davvero che siamo stati in cima alla roccia a scopare e non a fare la preghiera. Però, no, bella ragazza, ci preoccupiamo, se fosse davvero così, sarebbe tutto cosa buona e giusta. E la torre. C'è da sempre qualcosa lì. Ah, dai, non è vero, è un paesino carino. Una risetta. Ovescia, che ci c'è? No, sotto secchia. Vecchio ro. La strana roccia triangolare vicino alle cascate. Sarà un indizio per cui c'è qualcosa? Andiamo a vedere. Strana roccia triangolare vicino alle cascate. Trovato il segreto di Dragon Quest, finisce subito così. Vinto tutto. Un magnetto. Ok, forse la roccia strana roccia triangolare è su. Non qua. Andiamo a casa, poi capiremo. Cioè, davvero hanno costruito la strada per tornare a casa, a meno che non sia stato adottato dal sindaco, tipo del paese. Un gettino. Andiamo a recuperarlo. Ah, ho visto una cosa. Vai. Posso saltare? Sì, che posso saltare. Ma non così. No, che cosa? Cosa è successo? No, non ti buggare. Ok, oggettino. Rametto, rosa e via.
Che la corsa automatica mi fa andare a dritto. Perfetto. Beh, in effetti sono una delle case più alte del paese. Potrebbe essere io il sindaco. Ok. Ara! Madre, immagino. Buji, seijin no gishiki o oeta yō da. Uchi no musuko, Emma-chan no ashi de mato ni naranakatta kai? Zenzen! Ne, Perla oba-sama, kiite? Sugoi, kami no iwa no chōjou de ne, watashi tachi mamono ni osawareta no. Demo ne, sono toki aza ga pikaatte hikatte kaminari ga nanda tte? Ok, Gemma non rivelare mai un segreto perché non dice tutto subito, immediatamente. Aza ga hikatte mamono o shiri soketta. Kangae nai you ni shitei ta kedo. Oji-chan ga itte ita tori, unmei ni wa ara. Tsui ni ano koto wa hanashita ki wa kita yoda ne. Ha fatto la cazzata più grande della sua vita, aver raccattato il bambino probabilmente. Kore wo uketori nasai. Oh, collanina, bella. Anta ga seijin no gishiki o oetara, sono jitsu wa 16 nankan mura no anta wa ne yūsha no umare kawari nan da yo. Pazzuta totale, cazzo dici? Il nostro senza parole. Ah no, è già sempre senza parole il nostro caro eroe. Yūsha ga nan nano ka wakaranai kedo anta wa o anta ga seijin no gishiki o oetara kita no taikoku Delcadaro ni mukawasete hoshi. Subete ga akiraka ni naru daro tte. Grande Amber che prende per il culo le profezie. Chiaro come cosa, niente. Anta wa yūsha no shimei o hatashi. Ma che fai 18 anni, prendi il ciondolo, vai da re. Tutto chiaro, improvviso. Facile così. Sa, ashita kara tōbun aenaku naru wa. Konya okasa. Ma vabbè, immagino comunque di sia l'incarnazione di qualcosa che ha un nome lucente. Comunque via pensieri, ma nessuno sa che cosa sia questo lucente, se non ho capito male. Cioè anche lei non sa che cosa sia. Ok, esplorazione del paesino in cui sicuramente non succederà niente, ma prima andiamo in soffitta. Diciamo la torre salami. Ah, bella asina in cima al greppo. Spacchia. Non si possono aprire i vasi, vanno spaccati. Solo queste due cose? Secondo me. No. Ok, credo ci fossero solo queste due cose. Oh, bravi. Bravi. Devo scendere velocemente. Magari si può salire anche velocemente. E andiamo. Liste. Infine. No, 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 rotto tutto. Ma mamma, passa l'inverno senza niente. Tutte le zucche, tutti i vasi. Buono, pieno di sciasto sto figliolo. Allora.
Ok, no, le icone le voglio, ma non si può zoomare in qualche modo. Avvicina. Anch'io sono scemo, ma la merda. Allora, quella è chiusa. Ok, allora, quella è la chiesa, se non sbaglio. Quello non lo so, ma lo scopriremo. E lì c'è un puntino viola che immagino che sia il nostro obiettivo. Andiamo a quel coso che non ho capito che cos'era. Questo qua davanti a me, se non sbaglio. No? Ah già, volevo andare anche a controllare la cascata. Ah no, in cima la cascata. La roccia. Poi magari non serve a niente, ma sono curioso della roccia triangolare. Ho detto che si vedevano sempre vicino alle cascate, ma non vedo niente. A comprare la gente morte. Allora, roccia triangolare vicino alla cascata. Qua si possono saltare, niente. Allora, beh, cazzatissimo, cazzato nero proprio. Ah, eccolo, si casino. No! Dai, palese, secondo me che anche da lì volendoci si può passare. Un bastone di cipresso. Spadone di roccapietra, che è molto più forte. Non avevo visto che. Però non posso usare lo scudo. Vabbè, per adesso, quanto. No, in realtà per quanto. Credo che mi convenga tenere la spada. Invece lo spadone. Vabbè, poi non ho nient'altro. Forse lo spadone ce l'avevo già dall'inizio, non lo so. Non mi ricordo di aver raccolto lo spadone, ma. Ovviamente si sale da qua. Molto più semplice di quanto nella mia testolina a volte questa cosa qua. La testolina di cazzo. Ok. Va in chiesa. Ok, posso entrare? No, chiudo. Chiudo. Va bene, ok. Quindi immagino che anche. Ah, forse è dove c'è la signora dei cavalli. Questo qua, quindi sarà spedizioni, roba del genere. Sì, c'è da cavalli. Ecco, Gemmina. Cosa ci fai alzata? Non ti あら、faccio dormire neanche あtu? なLoたも眠れないのね。私もsapevo. よ。ねえ、この木覚えてる？Gemma, cara. Siamo adulti, su per giù avremo 18 anni. È 18 anni che viviamo in questo paese e vuoi che non abbia mai visto l'albero che è nel centro del nostro paese?子供の頃、この木にスカーフを引っ掛けて、私夜泣きしたんだよね。でもあなたは そういえば、私ね、あなたはこの村で、だから勇者の生まれ変わりだってペルラおば様か。昔、世界、そしてその後勇者、ほら、Quindi sanno chi e cos'è Lucente. あなたが勇者か。でも、デルカダールに行けば、すべてがわかるのよ。さあ、もう自分たちの家に帰りましょう。みん。じゃあね。No, Gemma, non piace. Puoi venire anche tu.
Spero di essere tornato a casa e di non essere svenuto davanti all'albero. Pronto per l'avventura e per interpretare un cosplay di Trunks. Ontoni rippani natte. Non è morto. Wasure cha dame da yo. Anta wa mura de ichiban yūkan datta. Ojii-chan no mago nan da kara ne. Kono saki nani ga okitemo anta dattara norikoerareru tte oka. Sou da wa. Hana muke toshite anta no Delcadaru ōkoku ni mukau mae ni 村の道具屋でしっかり旅立ちの準備をしていくんだ。さあ、村のみんなもあんたの旅立ちを。スクレットママ。 Ok, non credo ci siano altre cose da prendere. Ho esplorato prima. Ok, ora è tutto aperto. Aspetta. Dietro casa c'è l'alberino, c'è spacco tutte le c... no no comprare le cose quando le posso rubare dalle case degli altri. No, scherzo, non si rubano le cose dagli altri. No, dei cavalli mi impediscono la strada, devo andare per forza al negozio. Devo fare per forza la strada che mi dicono di fare, ma attenzione. Dungeon. Possible. Okay, non si aprirà adesso. Ok. Negozietto. Gemello di quello di prima. Ok, negozio, che a questo punto credo sia questo. Stiamo. Un bastone non mi interessa, il coperchio non mi interessa. La bandana. Abito da viandante. Allora, io questo equipaggiamento qua non so se si trovano, droppa qualcuno o qualcosa. Io prenderei più questa roba qua. Il tipo. Ah, ok. 72 o oro ori tipo secondo 0 scritto male. 175 immagino. Ah. Sì. Ok. Ok. E boh, di questi io un po' ne compro. È più utile adesso questa roba se mi lascio. Boh, la bandana la compriamo, dai, la bandanina, forse degli oggetti e la bandanina compriamocela, dai. Guarda,
Spende tutti i soldi così. Non abbiamo più niente, tutte cose che probabilmente troverò. Ma vabbè, dai. Incredibile, achievement così. E che sia la bandana serve per questo. Ovviamente. Perché non avevo continuo? Ah, questo è questo. Cosa è successo? No. Che disperare. Una piuma eolica. Ok. Sopra il tetto del tuo capanno. Ok. Quindi la capanna è quella di casa mia qua su. Ok, il tetto di una capanna, vabbè. Tanti, ci sei, vai lì. A grande esplorazione avevo fatto, ho visto una cesta. Non so se c'era anche prima, se c'era anche prima è molto figo se riesco a fare la quest anche prima nelle diamo. 50 monete do. Azz! Mamma, nascondeva i soldi. Incredibile. Non viene troppo comodo. Vado mamma. Come fai a saperlo? I pensieri hanno dei colori in questo mondo. Ok. Ok. Questo. Lo stampo. Mercato. Mentre quelli rosa saranno quelli della missione principale, può essere semplicemente un consiglio. Ok. A questo punto andrei. Probabilmente non ho capito. L'ha spiegato, non voglio tornare dal tipo. La chiesa, presenta là, là. No? Pretex. Ah, forse. Forse so. Ok. Allora. Visto che ora c'ho da andare a fare la spesa, faccio così, salvo qua, così che abbiamo la possibilità di salvare e continuerei la prossima volta, che probabilmente potrebbe essere domani mattina. Voglio dormire un pochino più, quindi potrebbe essere tipo un lunedì mattina, credo, almeno per continuare Dragon Quest. E almeno non è un'ora, lo so, però almeno mi gestisco meglio le cose, non sto a poi fare cose che non salverei, perché non so quanto spesso si può salvare in Dragon Quest. Quindi per adesso salverei qua e staccherei anche la live, e poi si continua verso lunedì mattina. Ok. Yes.
penso che esca. Bellissimo però questa cosa qua, che cioè, sapevo, infatti avevo intuito che dai preti, cioè dalle chiese o dai sacerdoti si salva. Però è figo che gli venga dato questo ruolo qua, appunto, per salvare la partita, e che poi ti faccia la benedizione che quando esce. Figo, figo. Ok. Molto, molto figo per adesso Dragon Quest, che chiuderò perché la musica è molto bella. Sto distruggendo le orecchie in qualche modo. Come si fa a uscire da questo gioco? No. Come funziona uscire da questo gioco? No, voglio... Non è che... No. No, non è che... No. Come state vedendo quello che sto facendo? È meglio così per tutti. Improvvisamente già esplode e non c'è più niente. Quindi niente, io mi fermo qua. Stamattina è stata la prova, volevo farlo e dovevo farlo di mattina, così che poi avevo una giornata davanti verso le 7:30 per un'oretta. Stamattina ho iniziato dopo perché mi ero dimenticato di fare alcune cose, tipo settare le cose della live, mi ci è voluto un gocciolino più di tempo. Ma insomma, verso le 7:30 fino all'8:30 circa, così che poi dall'8:30 in poi faccio il resto delle cose. Immagino intanto ci sarà pochissima gente, perché a quest'ora chi è che i nottambuli vanno a letto alle 7:30, mi sembra, cioè magari sono già a letto, sono andato a letto 5:30, 6 al massimo, immagino. Mattinieri sì, si svegliano presto, ma non così tanto presto, o meglio, magari entrano al lavoro e magari si svegliano alle 6:30, 7. È così strano, la mattina normale, e però non è che ti metti a vedere la live alle 7:30, però questo orario c'ho, mi voglio fare, voglio provare, voglio giocare Dragon Quest in live e pace. Faccio sì, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, pace. Non è che, anche se c'è tre persone, una oggi credo sia Franci, che mi ha anche scritto, e questo è il motivo, Franci, per cui sono stronzo e faccio le live di venerdì mattina alle 8, perché questo orario voglio prendermi per adesso, o almeno che stupido, che Dragon Quest comunque mi hanno parlato bene e volevo giocarci. Ci giocherò per ora a questo orario qua, poi se scapperanno qualche altra live in qualche altro orario magari uno gioca a qualcos'altro, però almeno tanto Dragon Quest me lo gioco, così la mattina ci metterò una vita se continuo così, e dovrò resistere a cercare il più possibile portarla avanti in live, ma pace, si fa così. E niente, quindi da sto punto faccio un'ora precisa di live, tiro dritto altri 40 secondi, meno un'ora, giustamente, sì, il minimo sindacale, no? Per fare qualcosa. E niente, era da tanto che volevo ripartire a farla, ma non volevo trovare un orario in cui non mi spezzasse, in cui non mi costringesse, in cui sapessi che bene o male, a me non ci abbia dato particolare, faccio questo. Non è che c'ho oggi sì perché ci sono, domani no perché non ci sono, e così via. Però la mattina a quest'ora ci sono, la settimanale ci sono. O appunto oggi magari finisco anche un gocciolo più tardi, no? Chi se ne frega.
Ok, un'ora è passata, anzi sto facendo anche troppo, quindi Twitch adesso mi pagherà molto di più perché sto andando in live per più tempo di quanto pensassi, quindi questi secondi in più Twitch te li metto sul conto dei miliardi di soldi che mi arriveranno adesso e niente, buona giornata, se è Franci, buona giornata a Franci, se è uno spettatore, se è misterioso. Che si è assorbito tutta questa cosa, buona giornata, spettatore misterioso.